sarei partita col mostrare, ma basta che in questo caso alziate lo sguardo e funziona anche meglio, un flash su questi fregi e in particolare sul frammento di fregio, sulla porzione di fregio che illustra l'ingresso dei soldati dentro una troia in fiamme, stralcio dalle storie di Troia, delle storie dell'Eneide, che vengono illustrate in questa stanza. Perché siamo a Palazzo Leoni, siamo in uno dei luoghi centrali di siamo in uno dei luoghi centrali di una cultura dell'immagine, di una cultura dell'emblema o di una cultura che si esprime attraverso figure e Scusi, tenga il microfono perché sentiamo meglio la attraverso. presenza. Ecco, vedi che si sente Ok. meglio. Così va bene. Partendo da qua, dicevo, ci troviamo in una delle isole più significative della cultura cinquecentesca bolognese, che è una cultura che ha confidato assai nelle capacità e nei mezzi delle arti figurative della pittura in particolare. Vi verrà raccontato, vi è già stato raccontato, dei cicli d'affreschi di questo edificio. Non voglio dire nulla se non l'invito a sollevare lo sguardo e a entrare in una situazione che non è unica di questo luogo, Bologna. Palazzo Leoni può essere un'isola di un arcipelago vasto che attraversa la Bologna cinquecentesca. Alcuni nomi, Palazzo Ghisilardi Fava con le storie di Giasone e di Medea, Palazzo Poggi con un'altra declinazione delle storie dell'Eneide, vi avrei mostrato la morte di Camilla in questo caso, Palazzo Bocchi con l'illustrazione dell'Olimpo pagano e delle divinità pagane e via ancora in altri palazzi bolognesi del Cinquecento. Due elementi ricorrono in questo itinerario iconografico, ma vedremo non solo iconografico. Gli artisti che lavorano qui, rischio di essere smentita, ma lavorano sicuramente sulla scorta di o un progetto iconografico, un programma preparatorio ascrivibile a Niccolò dell'Abate. Niccolò dell'Abate contemporaneamente lavora a Palazzo Poggi e a Palazzo Torfanini. Qui probabilmente sono coinvolti artisti come Sammachini che contemporaneamente lavora a Palazzo Bocchi, a Palazzo Poggi, a Palazzo Torfanini di nuovo. Negli altri edifici, oltre Carracci e Palazzo Ghisilardi Fava, ricorrono pittori come Prospero Fontana, Palazzo Poggi, Palazzo Bocchi, Palazzo Torfanini di nuovo, Il Nosavellna, Ercole Procaccini, Pellegrino Tibaldi. Se ci limitiamo a questi nomi, che appunto li troviamo non solo qui, non solo nei palazzi adiacenti, ma a costituire una sorta di rete che gira per la Bologna di metà Cinquecento, ci rendiamo anzitutto conto che non sono comprimari della pittura bolognese, della pittura bolognese o della pittura italiana degli anni centrali del Cinquecento, ma sono le punte più alte di ciò che la pittura figurativa in Italia nel Cinquecento rappresentava. Hanno tutti alle spalle un'esperienza romana, hanno lavorato quasi tutti alla Curia Romana, prevalentemente intorno a Castel Sant'Angelo,
hanno lavorato con Primaticcio, Pieri del Vaga, Raffaello e per quanto riguarda Tibaldi, Michelangelo, arrivano a Bologna dopo un apprendistato di tutto rilievo, stanno a Bologna per un tempo limitato e poi riprendono alcuni la strada di Roma, cioè della capitale, cioè della Curia Papale, altri, Fontana e Niccolò dell'Abate, sono chiamati dal re di Francia a Fontainebleau per affrescare la reggia di Fontainebleau, altri come Tibaldi affrescano per Filippo II l'Escorial, altri si trasferiranno nei centri, nelle capitali della, cultura, artistica nord italiana, penso a Ferrara, penso a Mantova e a Milano. Dunque, in questi palazzi, bellissimi per noi, ma che sicuramente non sono corti, di una città che non è una delle grandi signorie, delle grandi capitali degli stati regionali, ma che è un capoluogo di legazione, cioè una provincia dello Stato della Chiesa, in questi palazzi, dicevo, che per noi sono belli, importanti, straordinari, ma che sono di modeste proporzioni rispetto, se paragonati, non dico a Fontainebleau o all'Escorial, ma alle grandi dimore principesche di Ferrara o di Mantova o di Firenze. Ebbene, perché questi artisti così rilevanti arrivano qui? Perché sono loro che circolano da una dimora all'altra, perché i soggetti che scelgono. Eneide è qui, Eneide a Palazzo Poggi, Orlando Furioso a Palazzo Torfarini, Tragedia greca e comunque mito classico a Palazzo Ghisinardi Fava, di nuovo mitologia classica a Palazzo Bocchi. Siamo dentro lo stato della Chiesa, ci si potrebbe aspettare una committenza religiosa, invece una committenza laica. Potremmo aspettarci scene di genere o immagini encomiastiche del proprietario, no. Abbiamo un'immersione in una cultura letteraria antica e moderna rinnovata attraverso la pittura, attraverso le arti figurative. Le risposte sono molteplici. Dicevo, Bologna non è una capitale, è sicuramente una provincia, ma è una provincia di rango. Non sarà mai, né era stata in passato, una capitale, né è paragonabile alle signorie del centro e del nord Italia. Non c'è un signore come i Medici, non c'è un signore come i Gonzaga o come gli Sforza. L'unica signoria che Bologna ha avuto è stata una signoria anomala e ventivoglia, è durata poco, è stata comunque in un rapporto di amore e odio, ma comunque con un legame profondo con lo Stato della Chiesa e con il Papa, e quindi non è minimamente paragonabile alle altre signorie dell'Italia tra 4 e 500. Però è una provincia diversa dalle altre, è anzitutto una frontiera. In una posizione strategica, e come ora è un nodo stradale importante, così lo era allora. Non c'è itinerario che possa mettere in collegamento la capitale dello Stato della Chiesa, Roma, con i grandi centri politici e i grandi centri culturali dell'Europa. È una via obbligata verso i paesi che gravitano, verso i paesi dell'impero, diventeranno i paesi di cultura protestante. È una frontiera in direzione di quell'Oriente nel quale c'è, domina la potenza turca, ma è anche un itinerario ineludibile per collegare la signoria di Firenze a Mantova, a Ferrara, a Venezia, ovviamente a Genova. Da Bologna si passa per forza e come ogni frontiera, la frontiera chiude ma anche apre. Da questa collocazione geografica deriva un prestigio che la città, anche
rientrata a partire dal 1506 entro la dominazione papale, riesce a rivendicare, in ragione della quale riesce anche a rivendicare una propria autonomia, pur rimanendo una provincia. Autonomia che si traduce in quella formula di governo che va sotto il nome di governo misto e che vede a Bologna il rappresentante del Papa e il legato pontificio governare insieme ai rappresentanti dell'oligarchia locale, i senatori. E allora i palazzi ai quali ho fatto riferimento poco fa, che hanno gli affreschi, i fregi, le pitture murali che abbiamo in qualche modo evocato, sono le dimore senatorie di, o sono in gran parte le dimore senatorie di questa oligarchia che governa la città Sigurcum insieme al legato papale, insieme al rappresentante del Papa. Queste famiglie senatorie, queste dimore senatorie nelle quali le famiglie senatorie risiedono e che fanno a gara per rendere le più belle, le più importanti, le più decorate e che dunque individuano come luoghi entro i quali far convenire artisti di grande rilievo, al pari di quelli che ho nominato poco fa, queste dimore e queste famiglie non sono in grado di esprimere le une un'egemonia sulle altre. Ecco quindi che si determina una sorta di policentrismo politico che garantisce un policentrismo anche di committenti e di artisti che si mettono in qualche modo in rete o mettono in rete in qualche modo questi edifici, proponendo, cercando di dare il meglio di loro stessi in ciascuno di questi. Dunque non una reggia, non una domus signorile, non una sola, ma tante piccole regge che intrattengono le une con le altre un rapporto particolare, che si rimandano nella scelta dei temi e si rimandano nella scelta degli artisti. La cultura letteraria, Giasone e Medea, Ulisse di Pellegrino Tibaldi a Palazzo Poggi, Camilla e le storie dell'Eneide di nuovo a Palazzo Poggi per Niccolò della Base, le storie di Troia qui, la vicenda ancora qui di Dove, di nuovo l'Eneide, gli Dei dell'Olimpo a Palazzo Bocchi, l'Orlando Furioso, storia letteraria, Palazzo Torfanini e via di seguito. Questa soggettistica, questi soggetti letterari costituiscono un'altra peculiarità, un'altra anomalia, se volete, un altro elemento caratterizzante della decorazione di questi edifici. Non soggetti di genere, non pitture celebrative del padrone di casa, ma una cultura letteraria che ha il suo referente, la sua fonte immediata nello studio, nell'università. Cioè in quell'altra peculiarità, in quell'altro polo essenziale che ancora caratterizza questa città nel corso del Cinquecento. Città di provincia che però ha nel Cinquecento la più importante università dello Stato della Chiesa. L'università più grande per dimensioni, oltre che più profonda per storia, di uno Stato che ha affidato alla propria politica culturale un ruolo tutt'altro che marginale. Ecco quindi che i padroni di casa, che chiamano in casa loro artisti come Niccolò dell'Abate, come Pellegrino Tibaldi, come Prospero Fontana ed altri ancora, indirettamente, talora direttamente, chiamano entro le loro dimore anche quei maestri che suggeriscono, che addestrano, che insegnano i contenuti di quelle che saranno le rappresentazioni iconografiche delle loro dimore. Si stabilisce così inevitabilmente un rapporto molto stretto, spesso anche molto personale, tra l'artista, il padrone di casa e la fonte letteraria o il maestro o il letterato che nell'università sta leggendo, traducendo, commentando, insegnando ai propri allievi quel tipo di cultura greco-latina,
comunque letteraria, comunque umanistica, che va a caratterizzare un aspetto molto particolare della cultura umanistica italiana, che è prevalentemente una cultura di corte, quasi mai una cultura universitaria, che invece a Bologna si caratterizza per, in maniera sostanzialmente differente, con una presenza forte dello studio anche rispetto ai temi di quella cultura nuova che si era in qualche modo articolata e formata al di fuori delle sedi universitarie, delle sedi ufficiali del sapere che erano le università. Uno di questi palazzi, e cioè Palazzo Bocchi, non è semplicemente un comprimario, non è semplicemente una delle isole di questo arcipelago politico, culturale e artistico della Bologna di metà Cinquecento. Il palazzo viene, i lavori per il palazzo vengono iniziati nel 1545, il padrone di casa si chiama Achille Bocchi, vuole costruirsi una casa particolare, diversa rispetto allo stile cittadino, c'è ancora discretamente conservata anche all'esterno, la trovate se non avete visto mai Palazzo Bocchi, è in via Goito, angolo di Albiroli, lo riconoscete perché ha una scarpa molto particolare in cima alla quale ci sono due iscrizioni, una in ebraico e l'altra in latino da Orazio, e perché ancora sullo spigolo che vi avrei mostrato volentieri e che comunque segna il passaggio, l'angolo tra via Goito e via Albiroli per l'appunto, si rivede ancora traccia di un gruppo scultoreo che rappresenta Mercurio e Minerva abbracciati insieme nel simbolo dell'Ermatena. Ora, questo signor Bocchi, questo professore Bocchi, insegnava all'archiginnasio, era professore di umanità all'archiginnasio, decide di costruirsi un palazzo per farne la propria dimora privata, ma per farne anche la domus academiae, cioè per farne la casa non solo di sé e della propria famiglia, ma per fare la casa di quegli artisti, di quegli intellettuali, di quei professori universitari, di quegli scienziati, di quei matematici, di quei rappresentanti della cultura religiosa, spirituale dell'epoca, che si danno convegno dentro le stanze di questo palazzo, al momento ancora in costruzione, non semplicemente per incontrarsi e per dialogare, ma per costruire la trama non di una cultura nuova, ma di un modello culturale nuovo. 1545, inizio dei lavori, il padrone di casa Achille Bocchi ha 37 anni, più o meno, gliene restano 17 da vivere. Nei 37 anni precedenti ha insegnato prima greco e poi umanità all'archiginnasio, ha redatto una storia patria, un incarico politico più che culturale, e amico, inevitabilmente collega, di quella intelligenza che sta a Bologna dentro l'università. Solo che anche nel Cinquecento, toglierei l'anche, nel Cinquecento stare nell'Università di Bologna non significava starci per sempre, non significava starci e metterci radici troppo a lungo. La città è una città transizionale, si va e si viene, si passa velocemente. Anche l'università si rafforza per questo rapido passaggio. Da Bologna come studenti o come professori passano più o meno tutti, si fermano, le tradizioni si mescolano, i linguaggi si mescolano, le culture si mescolano, e poi ciascuno di questi, voi studenti, voi professori, va per la propria strada. Questo nel Cinquecento è uno straordinario vantaggio. Le università sono discretamente monolitiche. Si dice che vige una cultura scolastica, cioè un sapere dominato dalla tradizione aristotelica, cioè
dal sistema di un Aristotele cristianizzato, ma quel che è significativo è che all'interno delle università c'è un controllo disciplinare esercitato sulle discipline dalle discipline stesse. Mi spiego. Il sistema scolastico prevede un curriculum che va dal basso verso l'alto. Lo studente comincia con le discipline letterarie e matematiche, accede alla filosofia, dalla filosofia prende le strade, vuoi del diritto, vuoi della medicina, vuoi della teologia. Ma è quel particolare sistema che vige in tutte le università occidentali nel Cinquecento, fa sì che la disciplina sovraordinata detti le regole della disciplina subordinata. E cioè le letterature possono fare tutto quello che vogliono purché non smentiscano la filosofia. E la filosofia può fare tutto quello che vuole purché non smentisca la teologia. La disciplina inferiore risulta in qualche modo residuale rispetto a quella superiore. Abbiamo un sapere piramidale che nel momento in cui viene impartito dalle stesse figure, cioè dai rappresentanti di una specifica tradizione, rischia di rendere sempre più monolitico questo aspetto già sostanzialmente statico, piramidale, verticale. Bocchi sta dentro questo sistema, insegna prima greco, disciplina mal pagata, poi dopo fa carriera, insegna umanità e quindi guadagna anche di più e la disciplina è in qualche modo più prestigiosa rispetto alla precedente, ma sta dentro un sistema nel quale rimane subordinato alla filosofia e discipline superiori. Questo ovviamente non valeva solo a Bologna, valeva dappertutto e varrà dappertutto fino alla riforma napoleonica, quindi non è Bologna un apax, non è una situazione particolare, ma è diffusa. Dentro questo sistema Bocchi è collega di tutti, amico di tutti, ma sta al suo posto. Nella sua accademia tutti coloro che producono sapere dentro l'università e lo insegnano ritornano a fare la stessa cosa dentro un modello diverso, che non è più un modello culturale piramidale, ma è un modello circolare. Gli intellettuali dialogano tra loro, non c'è il filosofo che detta legge al matematico, al letterato, ma c'è il matematico, il letterato, il naturalista che dialoga col filosofo, che dialoga col teologo, che dialoga col legista, che dialoga anche con quei saperi che l'università aveva tenuto fuori e che avrebbe continuato ancora a lungo a tenere fuori, e cioè le arti liberali, le arti figurative in generale che non avevano un insegnamento universitario. Dunque le eminenze della cultura scientifica, della cultura ufficiale dentro l'archiginnasio si ritrovano nella casa di Bocchi, dentro la sua accademia, a fare più o meno quello che faceva dall'università, ma a farlo in un altro modo, a farlo attraverso un dialogo tra pari, civil conversazione si dice in genere, ma dentro l'interlocuzione di questi pari non c'è soltanto l'interlocuzione di uomini, ma c'è un'interlocuzione di tradizioni. Non c'è più la tradizione monopolizzante, l'aristotelismo, ma c'è il portatore di una tradizione diversa ufficiosa dentro l'università, Terenzio, Lucrezio, Platone, Apuleio. La cultura scientifica ha i suoi esordi sperimentali e osservativi, una cultura matematica che a Bologna non ha pari. A Bologna c'è la scuola degli algebristi, viene inventata l'algebra, viene inventata proprio in questo periodo. Tutti costoro si ritrovano insieme a un grammatico, illustre, un geografo illustre che è Leandro Alberti, ma che è anche l'inquisitore, ma che una volta ricondotto dentro casa di Bocchi cede i panni dell'inquisitore e diventa dialogante, partecipa alla produzione di questo sapere, che è un sapere che mette in dialogo non solo gli specialisti e non tanto gli specialisti, ma attraverso il dialogo tra gli specialisti mette in dialogo le tradizioni culturali ma anche le diverse discipline. E dentro la casa di Achille Bocchi, accanto ai filosofi, ai medici, ai matematici, ai letterati, ai teologi, ci sono anche i pittori. Quegli stessi, Prospero Fontana,
Nosadella, Sarmacchini, Procaccini, Niccolò Della Patria indirettamente, Giulio Bonasone ed altri ancora che sono gli artisti che lavorano in queste case. Perché stanno tutti a casa di Bocchi, o meglio, perché Bocchi li chiama tutti dentro l'Accademia Matena? Perché Bocchi si fa costruire un palazzo, lo fa affrescare da Prospero Fontana con immagini mitologiche, e perché in quel palazzo stabilisce questo nuovo sodalizio intellettuale che consacra l'Ermatena, cioè all'unione tra la divinità delle arti, Minerva, e la divinità delle lettere, dei linguaggi, della filosofia, della conoscenza scientifica, Mercurio. Esattamente per questa ragione, per la coscienza di dover elaborare un linguaggio che sia costruttore di una nuova formula culturale in grado non di separare i vari vettori del sapere ma di unire. Un linguaggio che costituisca l'elemento primo e originario di una cultura la quale a propria volta non solo non predilige una tradizione a preferenza di altre, ma non predilige nemmeno una grammatica a preferenza di altre. Sono gli anni in cui si consolidano le lingue volgari, si costituiscono le prime grammatiche volgari, sono gli anni del dibattito tra latino e volgare grammatizzato, normalizzato, ridotto a norma. Bocchi va oltre. Il problema non è solo quello di stabilire l'eccellenza del volgare sul latino, di quale volgare rispetto a altri idiomi nazionali o locali. Il problema è individuare un linguaggio dell'universo genere capace di distribuirsi e di dire e di toccare qualunque ambito dello scibile, dunque qualunque ambito del proferibile. Questo linguaggio non può essere o non necessariamente deve essere la parola, ma deve essere un linguaggio che mette insieme la parola e l'immagine. L'immagine intesa non come illustrazione, l'immagine intesa come simbolo, o meglio, il connubio di immagine e parola inteso come simbolo, l'unione di Mercurio e di Minerva uguale all'unione tra un tratto disegnato evidente agli occhi prima che all'intelligenza e alle orecchie e un linguaggio scritto che nella propria scrittura rechi in sé anche una memoria culturale, una memoria letteraria. Il palazzo diventa l'involucro dell'Accademia, l'Accademia diventa l'involucro di una nuova cultura che ha il proprio elemento minimo in quel simbolo che spiega Bocchi all'inizio della sua opera, che lo ha reso noto, i cinque libri Symbolicarum Questionum, l'elemento minimo è un simbolo che è esso stesso l'involucro di una verità autoterratica, di una verità che non fallisce, che non porta con sé errore. Ripercorrendo da capo o ripercorrendo rapidamente questo itinerario, il palazzo, gli affreschi che stanno nel palazzo, sono non semplicemente la cornice ma la frontiera che separa tutto ciò che sta al di fuori di questa frontiera da una fucina culturale che sta elaborando o che si prefigge di elaborare una formula culturale ancora da sperimentare, che non è semplicemente l'unione dell'immagine e della parola, ma è la costruzione di uno strumento che può avere una valenza, diremo noi, enciclopedica, che può avere una dimensione, uno spettro capace di travalicare i confini delle discipline, capace di
parlare contemporaneamente a specialisti di ambiti diversi, ma soprattutto capace di riferire, di interpretare, di commentare, di implementare le tradizioni culturali e le tradizioni disciplinari più differenti giunte fino a quel momento. In che cosa consiste questo linguaggio appunto? Consiste, o meglio, dove colloca questa nuova grammatica così funzionale e così versatile secondo le intenzioni di Vocchi, la colloca dentro un libretto che appunto sono i 100, raccoglie i circa 151 emblemi, 151 simboli pubblicati nel 1550 dentro l'Accademia di Vocchi, che sono una cosa molto strana. Sono altrettanti poemi in versi, scritti in gran parte, diciamo quasi tutti, da Achille Vocchi. Dentro questi versi Vocchi va a raccogliere, a disporre brandelli di una memoria letteraria, di una tradizione che ha radici profondissime, lontane. Ciascuno di questi simboli ha un titolo, ciascuno di questi simboli ha un dedicatario, ciascuno di questi simboli ha un'immagine che l'accompagna. L'immagine che l'accompagna intrattiene un rapporto particolarissimo col poema che collabora alla costruzione del simbolo stesso simbolo. In altre parole, la parte verbale, il racconto, il poema, apparentemente non ha nessuna attinenza con l'immagine. L'immagine non è un'illustrazione, l'immagine non è nemmeno un'allegoria, l'immagine non è nemmeno un emblema alla maniera di Alciati o alla maniera della tradizione emblematica precedente. Il rapporto che si deve stabilire tra il testo letterario e ciò che il testo letterario involve al proprio interno, cioè le molteplici tradizioni che involve al proprio interno e che tiene insieme, ha un rapporto sicuramente sostantivo, ma non immediato, con l'immagine che lo affianca. Noi spesso non lo capiamo, ma secondo Vocchi i membri del suo sodalizio culturale, i membri della sua accademia lo capiscono, debbono essere in grado di capirlo. Per andare a vedere di che razza di linguaggio si tratti, può essere utile l'unica immagine che sono riuscita a reperire nella mia tabellaggine. Siamo di fronte al terzo simbolo delle questioni di Vocchi, pictura grave postenduntur pondera rerum queque latet magis ec per magia aperta patent. Traduzione, salvo che Severi non mi smentisca, traduzione secondo me sensata, e con la pittura simbolica si rende manifesta la sostanza delle cose più essenziali. Per mezzo di queste cose, cioè le immagini, le cose più riposte si rendono palesi. Se andiamo a vedere questa immagine in particolare, forse riusciamo a capire di più di ciò che questo nuovo lessico, che questo nuovo linguaggio, linguaggio non della comunicazione interpersonale, ma della comunicazione culturale e di una cultura che non vuole essere mnemonica, ma vuole essere euristica, vuole scoprire cose nuove e proporre cose nuove, potrebbe in qualche modo dedurlo da questo aspetto e dall'immagine che lo accompagna. L'immagine che lo accompagna può essere brevemente descritta così. Abbiamo Socrate con in mano un compasso che sta producendo qualcosa di fronte a sé, come se si trattasse di una tela o di una lastra di mano. Il Socrate che ci tramanda Platone è tutto tranne che un artista.
Le arti figurative per Platone sono destituite a copia delle idee, quindi sono a copia di copia delle idee, quindi sono allontanate due volte dalla verità e dalla realtà dell'idea, e il conoscitore, il filosofo, lo scienziato è colui che con le arti figurative, con le riproduzioni e con la riproduzione non ha nulla a che fare. Che quello sia Socrate lo sappiamo dalla scritta che sta sormontando, e lo riconosciamo anche perché alle sue spalle ha l'Eudaimon, quell'anima individuale che accompagna ciascun'anima una volta che si sia incarnata nel corpo, e cioè la sostanza spirituale, quella sostanza spirituale che era responsabile dell'intelligenza, della conoscenza, del sapere, oltre che della virtù del singolo individuo. E noi sappiamo Socrate essere l'uomo più virtuoso, l'uomo più colto, che la tradizione e un adagio filosofico ci ha in qualche modo trasmesso. Ebbene, questo anomalo Socrate, con alle spalle il proprio Eudaimon, la propria anima iperuranica che lo sta accompagnando durante la vita terrena, sta non filosofando, ma facendo il proprio autoritratto. Il proprio autoritratto, immagino lo vediate, è però Alcibide, ha in qualche modo due teste. Una è la testa di Socrate medesimo, il profilo di Socrate, del soma Socrate, del corpo di Socrate, che Socrate, come qualunque altro pittore di se stesso, sta riproducendo, ma nell'autoritratto c'è anche una seconda testa che corrisponde alla testa dell'Eudaimon, cioè che corrisponde all'effigie, all'immagine, al tratto distintivo di quella sostanza immateriale e dunque non raffigurabile che è l'anima stessa. Ecco perché con la pittura simbolica questa noi siamo in grado di manifestare, di rendere manifesto, di sottoporre alla percezione sensibile le cose più essenziali, la sostanza, l'essenza, la realtà più profonda delle cose. Per mezzo delle immagini si rendono palesi, si rendono percettibili ai sensi le cose più riposte, le cose più lontane dai sensi, le cose che appartengono alla mente, che appartengono all'intelletto e che la nostra mente, il nostro intelletto molto spesso non riconosce. Cosa ci racconta il testo che segue? Il testo che segue ci racconta che era prassi, che è prassi dei poeti accompagnare con immagini, illustrare con immagini i loro versi. Perché fanno questo i poeti, dice Bocchi? Perché viene loro comodo porre sotto gli occhi di chi li ascolta un'immagine immediatamente sensibile, immediatamente riconoscibile, e la visione di questa immagine aiuta l'intelligenza di quel messaggio che arriva all'orecchio degli ascoltatori. L'immagine in qualche modo anticipa ciò che l'ascoltatore udirà con le orecchie e gli permetterà di capire meglio l'intenzione del messaggio udito, del messaggio scritto. E allora Bocchi dice: non mi dovrete biasimare se anch'io ho utilizzato l'immagine, ma non mi dovete nemmeno fraintendere. Io non farò come gli antichi dati, non farò nemmeno come i poeti moderni, non intendo illustrare la parola proferita o la parola scritta, non intendo imitare i poeti, ma intendo imitare la natura. E intendo imitare la natura inducendo nuove forme alla percezione sensibile. Ecco la chiave, che non è solo la chiave delle simboliche questioni di Bocchi, ma è la chiave anche delle decorazioni che in qualche modo andiamo vedendo in questi edifici. Questo tipo di pittura, che non è una pittura riproduttiva, che non è la pittura di un artista che copia una realtà sensibile, ma quella pittura simbolica, è il mezzo attraverso il quale
sottoporre a una conoscenza che è una conoscenza sensoriale ciò che i sensi direttamente non possono cogliere. Ecco perché la preferenza di un linguaggio misto, ecco perché la preferenza di un linguaggio simbolico, ecco perché la preferenza di un linguaggio figurato, non perché l'immagine è una specie di fumetto che riconosciamo tutti, ma perché quel tipo di immagine che è produttiva e non riproduttiva ha non solo la capacità di dire cose essenziali, di dire una verità auterratica e deuniverso genere, cioè una verità che non comporta errore e che avvolge tutto. Non solo la dice, ma nel dirla la rende sensibile, la manifesta la nostra visione, la manifesta la nostra conoscenza sensibile, ce la rende manifesta, ce la rende palese, la induce, cioè la introduce tra le tante forme che costituiscono la molteplicità delle cose naturali. Ecco che il filologo simbolico, come si autodefinisce Bocchi, potremmo dire il filologo simbolico in generale, colui che produce simboli e che esprime questa cultura attraverso i simboli, non svolge, non sviluppa una funzione, non ha una funzione puramente comunicativa, non è il maestro che fa lezione davanti a al pubblico degli studenti che ascoltano, ma è colui che va alla ricerca di nuovi modelli da introdurre all'interno delle cose naturali. Si inventa tutto ciò Bocchi per caso, e se lo inventa Bologna per caso e all'improvviso, avrebbe potuto inventarlo se si fosse trovato in un luogo diverso che non fosse quello tra l'attuale Via Goito, Palazzo Bocchi, l'Archiginnasio, in questa sorta di triangolo particolare della cultura cinquecentesca che è questa fetta d'Italia e questa fetta di Bologna. Altrove poteva prodursi un'ipotesi conoscitiva di questo genere, un'ipotesi culturale di questo genere? Probabilmente sì, ma forse anche no. Qual è la ragione, qual è il valore aggiunto che offriva Bologna in questi anni? Quella di uno sperimentalismo simbolico iconografico del tutto particolare. In questi anni un maestro dello studio, Filippo Fasanini, edita per la prima volta i geroglifici di Orapollo. Cosa sono i geroglifici di Orapollo? Sono un codice che viene ritrovato in Grecia e riportato in qualche modo alla luce, che contiene delle immagini interpretate. Ma queste immagini interpretate, attribuite a una prima antichità, a un'antichità remotissima nel tempo, vengono interpretate come le cifre di un linguaggio divino riferito in qualche modo a una sorta di profeta ed interlocutore degli dèi. Questo linguaggio di geroglifici, che ha il suo profeta nel mitico Orapollo, non è semplicemente un linguaggio associabile o paragonabile ad altri linguaggi, ma è la trascrizione per immagini di una parola divina, che non solo è divina, ma ha il valore aggiunto dell'antichità remota. Siamo ancora in un ambito di pensiero per il quale ciò che è più antico è anche più vero. Per cui questi geroglifici, che sono più antichi di Mosè, sono carichi di una verità che il tempo non ha deteriorato. Ebbene, questi geroglifici vengono studiati, vengono editati, vengono poi pubblicati da un maestro dello studio di Bologna, che è Filippo Fasanini.
A Bologna viene inaugurata la prima cattedra in ordine di tempo di ebraico, dentro la quale, o a potere della quale, meglio ancora, dentro l'archiginnasio era meglio stare abbastanza cauti, veniva in qualche modo riproposta a Bologna la tradizione cabalistica, e cioè quella tradizione iniziatica che pure si avvale di simboli, che aveva espresso una parte della cultura ebraica. I simboli cabalistici sono i simboli di un linguaggio non comunicativo ma creativo. Attraverso i simboli della Cabala il cabalista non parla, ma e non solo comunica con la divinità, ma può riprodurre quello stesso linguaggio attraverso il quale la divinità ha creato l'universo. Anche questo è un linguaggio simbolico. A Bologna arriva dall'Oriente un tizio particolarmente strano che si chiama Paolo Scalicchio De Lica. Lavora a Bologna, Bologna propone una rivoluzione alfabetaria, cioè la costruzione di un alfabeto simbolico che mette insieme cabala, immagine naturalistica, lingua greca e lingua ebraica. Si dice allievo di un altro illustre allievo dello studio bolognese, e questo illustre allievo dello studio bolognese, sono certa, ne avrà parlato Baccheri, è Giovanni Pico della Mirandola, che proprio in questi termini, con termini analoghi a quelli che riprenderà Paolo Scalicchio De Lica, ripropone il simbolo e il simbolo cabalistico con una funzione in funzione conoscitiva e non semplicemente interpretativa. A Bologna, lo dicevo prima, in questi anni Scipione dal Ferro, Tartaglia, Carnano animano quella che si chiama la scuola degli algebristi bolognesi. Qui ci si inventa una nuova lingua che è la lingua dell'algebra. Qui ci si inventa una lingua che non solo è nuova, ma che quando va a risolvere le equazioni di terzo grado, per la prima volta si rende conto che è possibile rappresentare geometricamente e calcolare numericamente qualcosa che non esiste, cioè un debito. La soluzione delle equazioni di terzo grado che introduce i numeri immaginari, cioè la radice dei numeri negativi, introduce anche, radice di un numero negativo, la diagonale di un triangolo negativo, cioè di un triangolo che non esiste. Possiamo calcolare grandezze che non esistono, ma possiamo anche rappresentarle graficamente. Su questo viene a costruirsi il precipuo linguaggio dell'algebra, che non si riferisce a cose, ma si riferisce ad algoritmi. Di nuovo l'immagine. Di nuovo l'immagine intesa come immagine simbolica, che va a coniugarsi con l'immagine naturalistica, riproposta però in forma assolutamente astratta e non riproduttiva, attraverso un altro personaggio che circola in questi anni a Bologna, che è membro dell'Accademia di Bocchi, che è collega di Bocchi, che è parte di questa cultura, e che è Ulisse Aldrovandi. Ulisse Aldrovandi fa di tutto, fa il collezionista, chiama a casa propria o comunque nel proprio laboratorio una quantità di artisti e fa loro copiare oggetti, ma non fa copiare oggetti al naturale. Fa copiare gli oggetti utili, in modo tale da restituire attraverso l'immagine ciò che manca alla realtà. E dice una cosa straordinaria ai suoi artisti: non dipingete l'ombra. Non dipingete l'ombra, perché l'ombra ci dà l'idea della terza dimensione, della solidità, di ciò che è tattile, di ciò che possiamo toccare, cioè di ciò che è individuale. Se io dipingo una mela e faccio l'ombra, io sto dipingendo quella mela. E questo non interessa a Aldrovandi. A Aldrovandi interessa la mela in generale. E dunque in questo caso la sua pittura non riproduce una realtà concreta, ma riproduce un modello, anzi produce un modello. Ora, se mettiamo insieme la cabala, se mettiamo insieme il linguaggio degli algebristi, se mettiamo insieme questo finto linguaggio naturalistico che
Aldrovandi e Gozzi, che lavora per lui, ascrivono a quel genere di pittura. Se ci mettiamo la rivoluzione alfabetaria, se mettiamo l'ieroglifica di Orapollo, se mettiamo un altro straordinario personaggio che arriva a Bologna in questi anni a studiare diritto, ma che non influisce sull'insegnamento del diritto, ma sulla formazione di una cultura simbolica, Alciato, autore di un libro di emblemi a propria volta, ecco che vediamo che a metà del Cinquecento esplode questo tipo di sapere. È un sapere peculiarmente umano, perché viene costruito, non è una lingua rivelata, non è nemmeno una lingua antichissima della quale si è persa memoria nel tempo e che attraverso un lavoro di scavo filologico è stata riappropriata, ma è una lingua della quale è possibile servirsi per costruire cultura, per produrre un tipo di cultura che è spendibile nella vita, e cioè nella dimensione del vivere civile, del vivere in una civitas, nel vivere associato degli uomini, e che tuttavia è un linguaggio capace di penetrare l'essenza delle cose, capace di entrare dentro la midota delle cose. C'è un altro emblema che posso solo... quanto tempo? No, siete provati? No, ci rimasti gradevolmente... Vi annoiate? Allora, potrei produrre una specie di messa in scena, animare il simbolo, cosa che peraltro ho già fatto, quindi potrei provare. C'è un altro simbolo di Bocchi che è dedicato alla inclusione dentro l'Accademia Ermatena di un nuovo socio. Il nuovo socio è Girolamo Sauli, che è un cardinale ed è governatore della città di Bologna. Abbiamo un testo che più o meno reciterò a memoria, e abbiamo un'immagine che è così concepita. C'è una signora, una ragazza, seduta a terra con le braccia aperte a compasso, più o meno così. Con la mano destra tiene un vero e proprio compasso che lo fa ruotare per terra, e con la mano sinistra indica una nuvola sopra la quale c'è un dio che tiene in mano, un dio in mezzo agli angeli, che tiene in mano una figura circolare, una sfera del tutto analoga a quella che questa figura femminile sta disegnando a terra, e un triangolo, che rappresenta la Trinità divina, del tutto analogo a quello che la figura femminile ha disegnato per terra. Questa figura femminile è vestita all'antica, e se la guardiamo per bene ha tutti i caratteri della Minerva Capitolina. Questa Minerva Capitolina, con le braccia aperte a compasso, tiene un compasso che disegna per terra un cerchio tipo quello, e che ha appena disegnato una figura geometrica triangolare, che sono gli stessi simboli geometrici che tiene in braccio Dio che sta al di sopra della nuvola che lo separa da questa figura femminile. Accanto il poema che più o meno dice questo: nessuno senza di me potrà entrare all'Accademia. Nessuno senza di me potrà entrare in questa accademia. La memoria va subito a ciò che la tradizione tramanda essere iscritto, essere stato iscritto davanti all'Accademia Platonica di Atene. Nessuno senza di me può entrare in queste stanze. E i simboli matematici: nessuno senza di me può entrare dentro l'Accademia di Platone. Questo perché? Perché il sapere matematico, il sapere dianoetico, era considerato preliminare rispetto al sapere filosofico. Bocchi, dentro una tradizione fortemente monopolizzata dall'aristotelismo, va a insinuare questa concezione non aristotelica decisamente, e va a portare l'attenzione entro una disciplina che era del tutto minoritaria negli statuti universitari, stava a un livello basso della gerarchia universitaria, che è la geometria. Questa Minerva Capitolina, che fa disegni geometrici, dice: senza
senza di me, senza la geometria, nessuno entra in questa accademia, presumiamo quella di pochi. E fin qui ci siamo. Perché? Perché dentro questa accademia una studiosa corse, un esercito di intellettuali, un esercito di studiosi, imparerà a conoscere intus extra, imparerà a conoscere ciò che sta all'interno dell'intelligenza, dell'animo, della conoscenza umana, gnoscet e ipsum, della tradizione vuoi socratica, vuoi agostiniana, vuoi erasmiana, imparerà a conoscere dentro di sé, a riconoscere dentro di sé quei sigilli di verità che gli permetteranno di interpretare il mondo, ma attraverso me imparerà a conoscere extra anche, cioè a conoscere tutte le cose del mondo fisico, sensibile, percettibile che ci circonda. E imparerà a conoscere intus extra finché non scoprirà che la metà è più della totalità, che la metà è maggiore della totalità. Un ossimoro? Può darsi, ma un ossimoro fino a un certo punto, un paradosso fino a un certo punto. Torniamo all'immagine che vi ho animato. Minerva Capitolina è effettivamente la metà, perché sta a metà strada tra quel mondo divino e alto di Dio sopra le nuvole che tiene la sfera e il triangolo e quel mondo basso terreno sul quale la Minerva Capitolina ha disegnato quella stessa sfera e quello stesso triangolo. È vero che sta a metà strada, è vero che sta a metà, ma con l'apertura al compasso delle sue braccia arriva ad ambire il mondo alto delle idee tenuto, nascosto, privato, conservato e monopolizzato dal divino, e al tempo stesso con l'altro braccio riesce a toccare quel piano del divenire, quel piano della realtà che si trasforma e si corrompe, che è il mondo delle cose. Stando a metà strada non è né il mondo della natura corruttibile, multiforme, né il mondo di quegli archetipi eterni e immutabili dei quali la divinità detiene il monopolio ed è gelosa. E tuttavia, dalla metà che occupa, è in grado di abbracciare, di arrivare a toccare sia la verità alta, sia la molteplicità delle cose. Questa peculiarità del mezzo, che non è il giusto mezzo della tradizione, ma che è la centralità di un sistema che sceglie proprio fulcro l'individualità o comunque la persona umana e la natura umana, riesce a svilupparsi attraverso Minerva, cioè attraverso una conoscenza attiva e operativa, fino a toccare la sfera del divino e il mondo delle cose. Ma questa conoscenza palladiana, attribuibile a Minerva, che va dall'alto al basso partendo dal mezzo, è la stessa conoscenza dell'immagine simbolica, che ha una veste sensibile, concreta, tangibile, percettibile, che vediamo con gli occhi, che tocchiamo con le mani, che è quella dell'immagine involucro di un contenuto essenziale, ma che al di sotto di quel contenuto trattiene, contiene, richiude in se stesso quella sostanza profonda ed essenziale remota ai sensi delle cose medesime. La metà è più della totalità. Entro l'accademia vige, e dunque entro la cultura simbolica, entro il linguaggio del simbolo, vige un tipo di conoscenza che nel momento e che fin tanto che insegna a conoscere intus, a conoscere la propria facoltà conoscitiva e intellettuale, induce e permette di conoscere extra, di conoscere il mondo delle cose, di interpretarlo e di conoscere ed interpretarlo al punto da poter indurre nuove forme nell'ordine della natura. Ma mentre fa questo, rompe anche qualunque rapporto con ciò che sta al di fuori dell'accademia e con ciò che sta al di fuori di questo linguaggio simbolico.
Il nuovo membro dell'Accademia, per entrare a far parte dell'Accademia, deve non solo possedere questa sapienza di Minerva, ma deve avere imparato che la totà, che la metà è più della totalità. Ma fuori dall'Accademia Matena, fuori dal Palazzo di Bocchi, un asserto di questo tipo farebbe semplicemente ridere. Il governatore Sauri che andasse in giro per la città a dire che è meglio metà che l'intero sarebbe ovviamente deriso. Dentro l'Accademia quella diventa la cifra di una comunicazione tra adepti, diventa la cifra di un sapere non iniziatico ma sicuramente elitario, sicuramente esclusivo, che riconosce se stesso e riconosce coloro che lo condividono, ma che ovviamente non ha né la pretesa né la disponibilità di essere diffuso a tutti e di essere elargito in una comunicazione di tipo quotidiano. Questo non tanto per ristabilire, su questo concluderei, una sorta di sistematicità dal palazzo all'emblema, dall'emblema al simbolo del personaggio Bocchi, ma il suggerimento a osservare ovviamente non tutta, ma una parte consistente della pittura bolognese del medio Cinquecento come caratterizzata da questa stessa istanza. Chi dipinge questi fregi e chi dipinge i vani di questi edifici, uno questo medesimo, ha partecipato a questo tipo di discussioni attraverso le Eneide o attraverso le storie che rappresenta. Non sta semplicemente facendo un'enciclopedia illustrata della cultura antica, ma se andate a vedere per bene, a guardare i dettagli, guardare anche i rapporti tra le forme, le dimensioni, la peculiarità attraverso la quale è restituito il movimento, i punti nei quali la figura ha un'ombra portata e i punti in cui non li ha. Se guardate per esempio l'immagine che ho di sopra, noi abbiamo una figura, la figura di un bambino, di un punto che ha soltanto la cosiddetta ombrina, l'ombra di ancoraggio, quella che permette di percepire la figura come attaccata al suolo, mentre l'ombra del guerriero è l'ombra portata di una persona fisica e altro. Bene, questo non è stile. Questo non è semplicemente ascrivibile alla maestria, alla scuola, all'abilità o al tratto di un autore. È parte costitutiva di questa modalità culturale, di questa modalità conoscitiva che viene elaborata non da una persona sola, ma da una studiosa corse della quale fanno parte letterati, pittori, artisti, filosofi, ma anche incisori, ma anche collezionisti e altro, ed è un momento alto della cultura locale. Vi ringrazio e ancora mi scuso e mi impegno.